rosa bianca, in luglio come in gennaio, era l'amico sincero che mi dà la sua mano franca. Per chi mi vuol male mi stanca questo cuore con cui vivo, cardi né ortiche coltivo, coltivo una rosa bianca. Sincero che mi dà la sua mano franca, per chi mi vuol male mi stanca questo cuore con cui vivo, cardi le ortiche coltivo, coltivo una rosa bianca. Cala! Cerca qualcuno lei? No, guardavo, lì una volta c'era la mia scuola. Oramai. Coi ladri bisogna trattare da ladri. Non gliel'ha detto la mamma? Venga, venga qui che le faccio vedere. È questo qua che devono firmare, questo, ha capito? Alberto, Alberto, ma no! Ma non mi avevi riconosciuto? No. E quando sei arrivato? Un'ora fa. Il bello è che incontro subito un amico. Ti ho telefonato quando sono venuto a Milano l'anno scorso, ma mi ha risposto un'altra ditta. Eh sì, abbiamo cambiato, ci siamo ingranditi. E tu sempre l'avvocato. Chissà quante volte vieni a Roma, mai una telefonata. Ma l'ultima volta ti ho cercato. Parola, ma non c'eri, eri appena uscito. Scusa. Tu sempre a quest'ora arrivi. Dai, cammina, che io pago la giornata dalle 7. Ehi, ciao, Sandro. Ciao, cosa fa ancora qui? Le deve parlare. Dagli 10.000 lire, va. Ma non è Piero quello lì. Sicuro, è proprio lui, mio fratellino. Fallito due volte. Ognuno ha la sua croce e questa è la mia. E dei vecchi amici che vedi? Nino ogni tanto. E Livio? Oh, quello ha fatto carriera con i soldi della moglie. E di Cesare? Di Cesarino non mi chiedi niente. Sposato. Capisci? Cesarino sposato. E me l'ha detto Nino. Cesarino sposato? Sì, beh, sposato per non morire di fame. Lavora in un cinema di periferia. Ti ricordi quando siete venuti alla stazione ad accompagnarmi? Cesare sdraiato davanti al treno per non farlo partire. Già. Ma io tra poco ho un appuntamento. Senti, telefonami stasera, dai. Sì, certo, dammi il numero. Ti do il mio biglietto. No, ma tanto tu non mi telefoni, lo so. Ma no. No, guarda, noi stasera mangiamo insieme, anzi, ti organizzo una bella rimpatriata, vuoi? Con Cesarino. Se ci tieni, possiamo rintracciarlo. Ma guarda che, oggi come oggi, Cesarino è un povero diavolo. Avresti una delusione. Garantito, guarda. La vita, sai, è una cosa seria. Oddio, è anche una fregatura. Insomma, una fregatura seria. Va bene, d'accordo. Lasciamo stare Cesarino dove si trova, beh, eh? Allora, adesso sai cosa facciamo? Telefoniamo subito agli amici, eh? Dai, dai, che si ride. Ehi, delinquenti, mandate a casa. Ma andate tutti a quel paese! Cosa volevate? Volevate vedermi? Guardate! Eccomi qui, ciao! Cosa vi alzate presto a fare? Non dormite? Ma chi è quel cretino che vi ha detto che ero qui? Dai, Lara, non parla bambina! Vieni giù! Dai, vieni qua!
Dai, dai, scalda la macchina che adesso arrivano tutti quanti. Sì, dai che arrivo. La banda. E adesso mi vuoi spiegare perché invece di scappare non mi dai subito un bacio? Ma che gioia, tutti e cinque, sempre insieme. Come allora, eh? Bravi. E quella piccolina lì chi è? Vuole un caffè, signorina? Ciao, Lara. Come va? Al bacio. A te t'ho visto 2 anni fa in San Babila con una tutta piena di gioielli. Ciao, dottore. Ciao, Lara. Ciao, bel tenebroso. Ciao. Nino, tu sei l'unico che hai scritto in faccia quello che sei. Guarda, non mi maltrattare. A quest'ora non mi va ad essere maltrattato. Ma cosa vi ha girato di venirmi a cercare, poi? Sono venuti a trovarmi al cinema. Perché adesso lavoro in un cinema, sai? Allora mi darai i biglietti. Tutti i giorni. A un certo punto abbiamo cominciato a parlare di te. Ci mancavi solo tu. Lo sai, Lara, che non sei cambiata. Che bellezza, eh? Hai visto il mio profilino? Non mi domandi cos'è questo taglio qui? Cos'hai fatto al naso, Lara? Un incidente. Poi ho tentato la plastica. Ma con un macellaio di dottore, ah, che roba, va? Lei sì che è un bel nasino. Complimenti. E io, almeno mi avessero sfregiato per gelosia. Non si nota mica molto, sai? Non è vero? Ma no, sta benissimo. Ridotta maluccia, eh? E allora? Cosa avete da guardarmi così? Non siamo mica allo zoo. Mi avete già stancata tutti quanti, sapete. Rimani qui, parliamo un po'. Ah, sì, certo, certo, parliamone. Che cosa volete sapere, eh? Io lavoro, sono contenta, mi guadagno da vivere e sto benino in salute. E basta, piccolina, eh? E soprattutto, per favore, non fate la scena di non sapere che faccio la vita. Tanto con me non attacca. Lara. A proposito, e la salute, come va? Siamo sempre impotenti? Non era vero, Lara. Era una delle tante stupidaggini che t'ho detto. Io spero che lo diventi veramente un giorno. E il più presto che sia possibile. Lara, Lara, dove vai? Mi metto qui e aspetti i camion che passano. Vieni via. Ti ricordi come eravamo felici nella casa di via Procaccini? Ci ho pensato tante volte, sai. Guarda che se mi vedono con un uomo non si ferma nessuno, va via. Ma io ti voglio ancora bene. Guarda, guarda, una dichiarazione d'amore a quest'ora della mattina. Ti voglio bene. Perché sei bella, ma sì, anche se sono passati gli anni. Anche se il viso è stanco, anche se gli occhi non ridono più come prima. Poeta, poeta, ti saluto. Ma sì, siete belle per tutto quel che ci avete dato. Perché soffrite da morire, perché avete paura di non potercelo più dare. Invece non è vero, perché tutto è più bello di prima. Dai, smettila. Sì, sì, Lara, quello che ci date adesso è più bello. Perché è oro puro. E chi non lo capisce, Lara, è un disgraziato. Cesarino. Tesoro. C'ho una paura io. No, no, non devi, non devi. Ma c'ho paura lo stesso. Ma non devi perché ci sono qua io. Ci siamo ritrovati, t'ho voluta ritrovare. Quando c'è stato qualcosa, tra due persone, quella cosa dura sempre. Lara. Come al solito, eh? Fai la scena per divertire i tuoi amici, ma pagliaccio! Ma quelli lì? Sei sempre stato un pagliaccio. Loro a darti da mangiare, tu a farli Lara, ridere. Ti giuro che non sapevo che fossero là e poi non sono venuti qui per ridere. Ah, ti pagano ancora, eh? E allora avanti, fai il tuo numero, balla, balla, ridi, divertili! Ma dove vai? Rimani qui, dobbiamo parlare. Anche gli amici sono venuti qua per vederti. Amici quelli là? Mi fanno rivoltare lo stomaco, se vuoi saperlo. Lara, se vuoi insultarci, dillo subito, che io tolgo il disturbo. Dai, Lara, facci vedere chi sei.
Adesso comincia a sparare parolacce. Non provocarla, dai. Nino, sei peggiorato, eri così anche una volta. È peggiorato. Adesso che ci penso, siete voi, pagliacci, sempre dietro a lui per raccogliere gli avanti. Ah, come allora, quando mi diceva, fai l'amore anche con loro, poverini. No, non l'ho mai detto, fai l'amore anche con loro, poverini, non l'ho mai detto. Vengo! Ah, a proposito, siete sposati? Allora presentate alle vostre signore, Cesarino, e chiamatemi, ah, così rido io. Lara. Ma non capisci che non puoi far niente? Abbiamo fatto male a venire qui. Ma che ne sai tu, che ne sai tu? Devo parlarle! Lara! Lara! È impazzito, corre dietro al camion! Arrivederci. Svelti, ragazzi, raggiungiamolo in macchina. Andiamo, che adesso finalmente succede qualcosa. Lara! Lara, fa la brava, Stella, falli fermare. Lara, ascoltami, scendi, vieni con me. Lara. Lasciami stare! Vieni a vivere con me, ricominceremo. Per favore, fermatevi, ragazzi. Non sapete niente di noi, noi ci vogliamo bene, le voglio bene ancora. Non ho più niente Lara, da dirti. Fatelo scendere, non voglio che mi tocchi. Cosa fai? Dai, accelera. Lara, tu non stai bene. Io lo so che sei stata malata. Non puoi continuare a vivere così, cosa vuoi, finire come una persona? Vattene via. Non puoi. Via, non voglio sentire più. Per favore, ascolta. Fai un'altra volta, sai. Vieni con me. Visto che adesso ti sei fatto male? Ma no, non è niente. Lasciala perdere. Lasciatemi parlare con lei. Mandatelo via! Mandatelo via! È un vigliacco! È stato la rovina della mia vita! È un ruffiano! Va a bottega, dai, va a lavorare. No, non vado a lavorare, io sono il padrone di Milano, io sono milionario. Lasciami parlare un minuto. Tien giù le mani, per favore. Va a casa, dai, allora. Tien giù le mani, che mi dai fastidio. Tien giù le mani, eh? Ma porca, devo parlare con lei, se devi parlare un momento. Tien giù le mani. Tien giù le mani. Porca. Hai visto? Sei contento adesso? Hai visto cosa è successo? Eh? Dai, dai, fai il bravo, vai. Vai a casa. Adesso vai a casa e fai il bravo. Dai, su. Cammina. Via. No, non fermarti, lascia perdere. Dai. Da retta a me, dai, cammina, cammina. Non devi mica provocare. Su. Gino, ma stai fermo, muffela! Basta, Gino! Carretto! Fate schivare! Basta! No! No! Aiuto! Ammazzano! Carretto, basta! Basta adesso! Dai, pedala, tira sul caffè! Aspetta! Aspetta! Aspetta, Alberto! Alberto, aspetta, non possiamo! Qui finisce male, finisce con le guardie! Livio, diglielo anche tu! Ma siamo diventati tutti matti! Finisce in questura! Vedrai, vedrai se non finiamo in questura! Cesarino! Ma cosa gli hanno fatto? Portiamolo in macchina almeno. Impossibile, non si regge in piedi. E allora qua, qua, fate presto, piano. Prendilo da andiamo, andiamo, presto, presto, che arriva gente. Qui è vuoto. Attento alla porta. Là. Nino, guarda se viene qualcuno. Ma perché non l'avete fermato? Perché non l'avete aiutato? Perché? Qui ci vogliono due punti. Sì, e una virgola. Ti fa male qui? No. E qui? No, 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 è tutto qua. Sì, me l'hanno rotto. Bisogna portarlo alla guardia medica. Ma va, guardia medica per quattro cazzotti. Io ho fatto la box, sai. Ma l'ha fatto anche quello là. Cristo, che pugni. Ma anche tu, però.
Ma lasciala perdere una come quella. Lui no. Lui deve fare sempre quello che gli gira in testa, il numero di varietà. Poteva finire peggio, lo capisci? Ma quando ti decidi a crescere, Cesarino? Io? Sveglia, sveglia. Lo dico per te. Cosa devo fare? Tu vivi così, come se nella vita non ci fossero delle regole. Donne, figli di qua, di là, tutto facile, tutto da ridere. Stai attento, che un giorno o l'altro... Cosa vuoi dire, Alberto? Lasciamo perdere, va. Ognuno sai. No, no, dillo. Tu lo sai che quando parli ti ascolto io. Dillo. Le donne, per esempio, Giulia e quell'altra. Come si chiama? Maria. Ecco, Maria. Bello scherzetto. L'arem. Ma lascia che passino gli anni. E se passano gli anni? Si stancheranno. O ti stancherai tu. O una delle due andrà via. O vi tradirete. Lo dico per te, sai. Professore, cos'hai? Oh, schifo. Di me. Di noi. Guarda che le botte le ho prese io, sai. Cesarino, su. Portatelo là. Tieni, ho visto dove sono i tazzi. Torna da lui, non abbiamo altro da dirci. Ciao. Carla, te ne vai così? Per un momento vi ha fatto piacere quando lo picchiavano. Come? No, no. Sì. E anche a te, Alberto. E lui lo sa. Ma perché? Per una come me? Ma io... Io sono sempre suo amico. Allora, fagli credere che hai avuto paura. Paura di quei teppisti là. Lui ci crede, sai. Se glielo dici tu, ci crede. Se invece capisce che non gli vuoi più bene, lo distruggi. Promettimi che glielo dici. E va bene. Scusami. Sandrino, mi dispiace per la tua macchina. Il danno... Ma figurati, è una carriola. Poi la vendo. Vendo tutto il materiale. Liquido la ditta. Ah, per quel posto, Cesarino, non so se... Ah, no, no, non ce n'è bisogno. E al cinema sto benissimo. Sai, lo zio è un buonaccione. Molte domeniche andiamo alla partita insieme. Ah, hai bisogno di quella testimonianza? Ma no, scherzava. Sì, scherzavo. Senti, se hai bisogno, se ti serve qualcosa, sai, io ti posso dare. Tu poi me li ridai quando vuoi. Risolvo io. Oh... Io fra un'ora devo essere a Warner Bros. Aprono. Devo ritirare il film. E poi bisogna che cominci a curarlo il mio cinemino. E non so fare altro. Quella, oggi è il compleanno di mio padre, eh?
Se lo blocco prima che vada in fabbrica, magari qualche lira gliela becco. E la Carla dov'è? Doveva andare via, ha preso un tassì. A quest'ora i bambini si alzano. Devo accompagnarli a scuola. Qua costruiscono, costruiscono, ma il miracolo economico è finito. Ce ne accorgeremo. Quando torni? Presto, non so, ma presto. Mi dai il tuo telefono? 799-293. 799, non ho da scrivere. Hai una penna? L'avevo, ma mi deve essere caduta prima. Professore, ti accompagno all'ospedale. Comunque tu sei sempre al cinema, no? Sempre, sempre. Ti brucia lo zigomo? No, mi prude un po', mi fa ridere. Ti accompagno? No, io passo il ponte qua e trovo subito l'agenzia della Warner. Ma prima devo telefonare allo zio per chiedergli scusa. E devo chiamare a casa. Maria, Giulia. Beh, arrivederci. Vedrete la prossima volta. Altro che la triste. Ma un'altra come la bionda dove la trovi? Io devo andare da mio fratello. Buh! Cesarino. Cesarino. Peccato. Perché? Non ci siamo detti niente. La prossima volta restiamo soli noi cinque e parliamo. Per tutta la serata. Va bene? Va bene. Allora, intesi? Ti telefono. Sì. Mi telefoni. Cardi le ortiche coltivo, coltivo una rosa bianca. In luglio come in gennaio, per l'amico sincero che mi dà la sua mano franca, per chi mi vuol male mi stanca questo cuore con cui vivo, cardi le ortiche coltivo, coltivo una rosa bianca.